Roma, Palazzo Ferraioli, ci stiamo attivando per un convegno molto interessante. È un dato di fatto l'aumento dell'età delle persone e soprattutto anche la collocazione di queste persone, la cosiddetta terza età. Tant'è che arriviamo ad un punto in cui oggi, ad oggi, riusciamo anche a parlare sinanco di quarta età. Però concentriamoci sulla terza età e lo facciamo in compagnia del professor Vincenzo Sanasi d'Arpe. Col professore, che sarà uno, diciamo, degli esponenti di maggior rilievo di questo convegno e che non parlerà di stato di salute della categoria terza età, ma ci parlerà di aspetti legati al sociale. In che senso, professore? Oggi la risorsa anziana costituisce, ad esempio, nel campo del volontariato la grande maggioranza delle persone impegnate in quest'ambito. Parlava lei prima giustamente di un allungamento dell'età e quindi oggi l'anziano si pone in una condizione diversa e viene giustamente percepito in modalità diverse rispetto a, ad esempio, qualche tempo fa, ad un ventennio, ma forse anche meno. E quindi credo che occorrano degli interventi normativi che facilitino la valorizzazione della risorsa anziana e al tempo stesso l'inserimento dell'anziano come protagonista della nostra società. Ecco, professore, però quando noi andiamo a delimitare proprio con i numeri la terza età, che cosa intendiamo oggi con terza età? Spieghiamolo bene, perché dicevo prima nell'introduzione, siamo diventati talmente longevi in questa società, almeno come italiani, che addirittura si parla di quarta età. Quando ci mettiamo il focus sulla terza, che cosa intendiamo? Beh, la terza età statisticamente viene identificata con da 65 anni in su. L'anziano si pone in una, ovviamente direi, in una duplice veste: da un lato quello di risorsa della fragilità, quindi dal lato l'anziano come persona da tutelare, esatto. Richiede riposo, quindi come soggetto fragile; dall'altro invece l'anziano che vuole essere ancora protagonista sociale e può essere di immensa utilità nel campo del volontariato, nel campo della formazione, nel campo dell'assistenza in famiglia. E quindi tutto questo percorso, questa attività dell'anziano, ripeto, credo che debba essere valorizzata e facilitata da interventi normativi ad hoc. Che adesso andremo un pochino, ma solo una larga parte verrà raccontata, credo, nel corso dell'intervento, che noi andremo sicuramente a riprendere, però poi faremo un attimino il punto della situazione. Una cosa volevo chiederle. Lei ha detto benissimo, ci sono due tipologie di anziani che fanno parte della terza età. C'è il soggetto debole, oggi ulteriormente indebolito da una crisi prima reale, almeno fino al 2010, e poi sovrana a partire dal 2010 fino al 2012. E poi c'è quell'altro anziano che invece ancora oggi magari mantiene figli e nipoti. E queste sono due tipologie. Allora, le normative, lei è avvocato, quindi chi riguardano soprattutto e chi si preoccupano di curare, garantire e quant'altro? Citato un giusto esempio, cioè vi è una vasta categoria, una vasta fascia di persone anziane che in effetti contribuiscono al mantenimento dei propri familiari, figli e nipoti in particolare. E la normativa, a mio avviso, gli interventi normativi, l'anziano si pone, quindi dicevo, da un lato come soggetto fragile, da un altro lato come soggetto che può a metà, direi, tra il volontariato, tra l'attività volontaria e quella di effettivo impegno, quasi di lavoro. Di lavoro, certo.
E allora a questo proposito andrebbe identificata una normativa dal punto di vista sia previdenziale che fiscale che appunto elimini, rimuova gli ostacoli di tipo fiscale e faciliti una nuova attività lavorativa della risorsa anziana. E questo secondo me potrebbe essere veramente un argomento stimolante per oggi, perlomeno da lanciare così come spunto per una riflessione ben più accurata e ben più dettagliata. Allora chiudiamo invece con il suo intervento che precede naturalmente quello poi che verrà fatto in sala, riflettendo su una cosa importante. Adesso facciamo proprio solo un discorso sociologico. È pur vero, e forse noi in questo siamo un po' in ritardo, che anche nelle tribù più primitive i cosiddetti vecchi saggi erano da sempre considerati una risorsa. Quindi lei mi ha parlato adesso dell'impegno, per esempio, dell'anziano che appartiene alla terza età nel sociale, nel campo del volontariato, però ecco, anche come risorsa intellettuale vale questo cosiddetto anziano. Ancora di più, gli anziani sono depositari della nostra memoria, sono soggetti che possono dare consigli e impartire ammaestramenti ai giovani, sono il collegamento, rappresentano i testimoni, la testimonianza, cioè del passato che nel quale affondano le radici del presente, e se questo non avvenisse, ovvero sia se l'anziano non rappresentasse una figura del genere, noi vivremmo in una società senza memoria. E quindi una società destinata a perdersi.